Gentili telespettatori, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento di Incontro con. Quest'oggi parliamo di Montagna, una produzione cinematografica, un titolo emblematico. Quando ero bambino sognavo di diventare un albero. E allora saluto e ringrazio il protagonista di questa bella storia che andremo a raccontare, ovvero Merino Mattiuzzi. Buongiorno Mattiuzzi. Buongiorno. E il regista Roberto Soramae. Ben ritrovato, Soramae, Buongiorno, ben e grazie di aver ritrovati. accettato il nostro invito. Merino, possiamo partire con una curiosità. Questo abito, lei viene da Zoppè di Cadore, vero? Esatto, È il custode del bosco. Lei ama essere definito così, è riconosciuto come tale. Vive nel bosco, io vero? vivo essenzialmente nel bosco, sì, ma è proprio una passione che servo da quando ero bambino praticamente. Ecco perché anche il titolo "Da bambino sognavo di diventare un albero", che sembrerebbe quasi una frase fatta per creare un po' più di interesse, invece è veramente quello che sognavo. Dopo, come tutti i sogni da bambini, non sempre si realizzano, ma è rimasto dentro quell'amore per l'albero, per il bosco. Ecco, perché lei vive nel bosco, quindi, no? E con il bosco è corretto dire ci lavora, cioè lei prende i tronchi degli alberi, giusto? E realizza, so che lei non ama definirle sculture, ecco così, ma ha sempre fatto questo tipo di vita e la sua missione è tramandare questa passione alle giovani generazioni, dico Esatto. correttamente? Allora, a me che mi ha introdotto nel bosco è stato il nonno, che ho avuto la fortuna di avere un nonno eccezionale, che quando entravo con lui nel bosco mi sembrava di entrare in una cattedrale. Lui non mi ha mai fatto una lezione. Io riuscivo a captare guardando il suo comportamento. Aveva un comportamento sia di camminata sia di osservazione che per un bambino curioso destava veramente molto interesse. E quell'amore lì è rimasto dentro e adesso, essendo anch'io diventato di una certa età, mi sento in dovere di trasmettere ai bambini quello che a suo tempo mio nonno è riuscito a trasmettere E cosa insegna quindi ai bambini? Perché so che lei si adopera anche per le Sì, scuole, quello è il mio vero? obiettivo Sì. principale E quindi adesso. l'obiettivo è tramandare ai bambini Far cosa? capire che gli Sì. alberi non sono tutti uguali, ognuno ha una caratteristica diversa. Ognuno ha un carattere diverso. Una volta non si bruciava tutto. Quando nel bosco si trovava un pezzo particolare, veniva raccolto e portato a casa per fare un utensile particolare. Ora invece abbiamo perso la manualità e la La conoscenza conoscenza. e bruciamo tutto, il che è avvilente anche per l'albero stesso, perché io non sono così radicale da dire non possiamo più tagliare alberi. Dobbiamo vivere e quindi dobbiamo usufruire di quello che la natura ci dà. Però cerchiamo di avere rispetto. Conoscenza e rispetto ti portano ad amare un qualcosa. Se manca il rispetto, non amiamo neanche le persone. E io ho considerato l'albero mio fratello maggiore. E non è un'invenzione, perché se sono venuti 600 milioni di anni fa e hanno reso questo pianeta abitabile, vuol dire che hanno qualcosa di importante. E poi sappiamo che noi senza alberi non esistiamo, noi come esseri umani e neanche gli animali. Una curiosità, Mattiuzzi, la tempesta Vai e lei come l'ha vissuta? Penso È stato un per tutti dramma, chiaramente è stato un dramma, ma il per dramma più lei, appunto, che grande, nella sua vita gli alberi rappresentano se. A me ha una fatto una cosa ferita importantissima. interiore che ancora adesso sto soffrendo. Perché mai e poi mai mi sarei aspettato che sulle nostre montagne venisse un vento tropicale praticamente. Siamo abituati a vedere crollare alberi tutti Certo. gli inverni con le nevicate, eccetera, ma mai avrei pensato che un qualcosa del genere. E purtroppo dobbiamo aspettarcene ancora, Ecco, una curiosità, i bambini, i ragazzi, le giovani generazioni si dimostrano incuriositi da quello che è, a parte il suo lavoro, ma soprattutto credo il suo stile di vita. Sono incuriositi dalle opere che lei realizza e dal messaggio che intende trasmetterli, cioè voglio dire, quando lei fa una, chiamiamola lezione, no, ai bambini, poi li rivede, i bambini tornano magari a trovarlo fuori dall'appuntamento, diciamo così, scolastico, in cui comunque nell'ambito in cui ci si trova. Allora, è proprio una grande soddisfazione quella di ritrovare bambini che hanno finito le scuole e sono diventati professori e mi rievocano il periodo che gli avevo fatto fare un'adozione, ad esempio, perché io cerco di giocare con i bambini,
che io non posso tenere una lezione, spiegare come è fatto un albero, la formula chimica, eccetera, eccetera. Certo. Lo voglio rappresentare come un gioco e quindi cerco di fargli adottare un albero. Gioco molto col calendario celtico, che in base alla data di nascita e il mese riesco a dire che albero è. E quello se lo tengono a cuore, quando uno sa che è un frassino, oppure un abete, oppure un pino, eccetera. Cerco in maniera gioiosa, giocosa, di trasmettere quelle poche cose che so, perché, intendiamoci, non sono un professore. Soromè, allora, lei è fotografo, documentarista, attento alla montagna, è noto per le sue realizzazioni da tantissimi anni. Ci spiega un po' come avviene l'incontro con Mattiuzzi e come nasce l'idea di fare questo film di cui andiamo a parlare oggi? Sì, volentieri, è stato un incontro casuale, perché mi è stato chiesto da Federica Ciprian, già presidente della sezione del CAI Val di Zoldo, di presentare questo suo amico a un concorso nazionale che è stato realizzato, indetto l'anno scorso per la prima volta, dal gruppo Terre Alte e del gruppo scientifico del CAI nazionale. Questi cercavano delle figure che fossero rappresentative per l'impegno per le Terre Alte e avrebbero selezionato 5 figure fra tutti i partecipanti alle quali assegnare un riconoscimento di il titolo di custode delle Terre Alte. Federica ha proposto alla sezione del CAI di Zoldo, di cui è socia tuttora, questo progetto. Loro hanno detto sì, fate pure, e quindi Federica, con la quale avevo già collaborato, mi ha chiesto la possibilità di far qualcosa. Purtroppo il tempo era veramente tiranno, perché c'era pochissimo tempo, e quindi sono andato a conoscere Merino nel suo regno, ed è stata una grande sorpresa. Io lo conoscevo come artista, come personaggio, perché parli di Merino in Val di Zoldo e limitrofi, tutti gli amanti della montagna lo conoscono, però non avevo mai avuto un'opportunità di approfondire con lui, e quindi in pochissimo tempo ci siamo dovuti confrontare, ci siamo capiti, e nel giro di veramente pochissimi giorni abbiamo pianificato questo incontro, questo documentario, film documentario, e con sole 2 sessioni di riprese, perché non c'era il tempo fisico per farlo, e quando le abbiamo fatte abbiamo anche incontrato degli inconvenienti, perché uno dei 2 giorni, mentre si facevano le riprese, la mattina è andata bene e il primo pomeriggio è arrivato l'incendio famoso che ha devastato le montagne sopra Ponte nelle Alpi fino a Longarone, parliamo proprio di un anno fa. E quindi quello che potevamo fare l'abbiamo fatto proprio. Solo 2 giorni di ripresa. Ecco, ma questo documentario, questo film dura più di mezz'ora. C'è stata una sceneggiatura predefinita o siete stati subito in sintonia? Ecco, perché solo in 2 giorni, ecco, mi sembra. Sì, proprio un feeling improvviso. La cosa straordinaria è che io, quando ho creato lo storytelling del documentario, ho fatto tutta la progettazione delle riprese e degli argomenti, avevo una traccia. Naturalmente non c'era il tempo di preparare Merino e la seconda protagonista, che è la nostra amica Mia, una bambina che ci ha accompagnato in questo percorso, e quindi c'era solo lo stimolo per far dire a loro delle cose, o meglio per fargli entrare in un certo argomento, e tutto quello che c'è è spontaneo, e non solo, buona la prima, perché
non c'era possibilità di fare una seconda ripresa, o abbiamo avuto proprio il tempo meteorologico anche contro, perché in quel poco tempo che avevamo la neve, che non era ancora arrivata in tutto l'inverno, si è presentata proprio in quei giorni, quindi altri 10 giorni fermi perché non potevamo andare nel regno di Merino. Fatto sta che abbiamo presentato sul filo dei minuti questo documentario al concorso, e certo, attraverso il documentario è stato riconosciuto a Merino il titolo di custode del bosco, uno dei 5 selezionati, dove non c'è un primo e un quinto, ma sono 5 figure rappresentative a livello nazionale della montagna, per l'impegno e la cura della montagna e l'amore per la montagna. Matteuzzi, è un riconoscimento che la carica di ulteriori responsabilità, questo che le è stato assegnato, di custode delle terre alte? A me ha fatto un grosso piacere. Quando abbiamo girato, mai e poi mai avremmo pensato di essere premiati. Per me, faccio un passo indietro, poter conoscere un amico come Roberto è stato di un grande valore. E diciamo che non è quello che si cercava noi, quello di poter essere premiati, penso almeno da parte mia. Non ho mai fatto l'attore, quindi neanche la mia età. Non... Però sono quelle cose che ti rendono ben un po' felici, diciamo, dai. Anche perché se ti arrivano a 40 anni è un conto, a 70 anni bisogna prendere tutto quello che arriva, insomma. Ti fa bene per andare avanti, ecco. Ecco, per andare avanti, allora secondo me, è questo film è stato già presentato, dove e come possiamo vederlo? Perché la regia sta mettendo immagini in sovrimpressione delle immagini che incuriosiranno sicuramente i nostri telespettatori. Noi giriamo, facciamo delle serate dove presentiamo anche una certa sceneggiatura, oltre che alla presentazione del film, e ci rendiamo disponibili per fare questi incontri. Ci devono essere degli ambienti adeguati anche ad ospitare la sceneggiatura, per quanto semplice però significativa. E quindi noi aspettiamo degli inviti, dove cerchiamo di essere presenti. Avete proposto anche una proiezione nelle scuole, può essere fattibile, visto che questa produzione è rivolta chiaramente alle giovani? Sì, c'è un impegno specialmente di Merino di confrontarsi con i bambini, tanto è vero che solo questo mese ha l'agenda particolarmente ricca, perché se Merino non va nelle scuole, le scuole vanno da Merino. Esatto. E quindi c'è anche questo rapporto, sì. Benissimo, quindi in mezz'ora lei, Merino, rivedendo questo film, voglio dire, state già pensando a una continuazione, visto che risale allo scorso anno, può essere fattibile questa amicizia? Grazie all'amicizia che si è consolidata con Soramaè, fare anche qualcos'altro, voglio dire, ha lo stimolo per andare avanti anche in questo senso, una divulgazione anche visiva chiaramente, oltre che narrativa con i bambini e i ragazzi. Ma tutto dipende dall'operatore. Io sono disposto, perché tutto quello che facciamo per i bambini sappiamo che è l'unico investimento che ti dà gratificazione. Ripeto, seminare è obbligo, raccogliere poi è facoltativo, diciamo, però bisogna seminare, bisogna trasmettere valori, e con questo non vuol dire stravolgere completamente la vita dei bambini, però far capire che c'è anche un altro mondo, non solo quello dei telefonini e, certo, e di quello virtuale. Ecco, Matteuzzi, un'ultima domanda. Viviamo in un periodo dove i paesi si stanno spopolando, quindi anche i bambini, diciamo così, e le giovani famiglie tendono ad andare ad abitare nei grandi centri urbani piuttosto che nei paesini. Un monito, un esempio, ecco, lei vive nel bosco, è il custode del bosco. Che cosa possiamo dire in poche parole ai bambini e ragazzi per continuare, per invogliarli a continuare a vivere nei nostri paesi e la montagna?
Ecco, io lancerei un invito di ritornare alla montagna. Se io penso che nel 1700 le nostre popolazioni erano numerosissime e sono riusciti a sopravvivere col prodotto locale, perché non c'era il camion che portava i viveri ogni settimana come succede tuttora, riuscivano a sopravvivere in condizioni estreme. Quindi vuol dire che la montagna, se la tratti bene, ti dà anche da mangiare. La devi trattare bene però. Perché io mi ricordo quando andavo via la neve, tutta la popolazione entrava nel bosco a pulire il pascolo, sui prati dove poi veniva falciata l'erba per il bestiame. Non c'era un metro quadrato del territorio che non fosse falciato. Questo dimostra che l'uomo, se vuole, ha delle capacità incredibili. Adesso, chi è che entra nel bosco o sui prati a pulire? Nessuno. Matiuzzi, è stato veramente un grande piacere averla qui, nostro ospite. Arrivederla presto. Grazie, è un piacere mio. E grazie anche a Roberto Soromae. Grazie Claudio, grazie a Telebelluno che ancora una volta mi ha dato la possibilità di raccontare di montagna. Io e Merino siamo innamorati della nostra montagna e questo è un'opportunità in più per parlarne e per invogliare, diffondere, incentivare a valorizzare la montagna. E a voi tutti, gentili telespettatori, grazie per l'ascolto e la visione e arrivederci al prossimo appuntamento di Incontro con...